Nome? Francesca Monte. Francesca De Comminuet. Pietro Comminuet. Pietro Iossa. Anni? 27. 17. Sono nata nel 1987. Sono nato nel 1997. Di dove sei? Giffoni Vallepiana, della provincia di Salerno. Nativo di Pollena Trocchia. Di una provincia di Napoli chiamata Santa Anastasia. Vivi in un territorio molto particolare e difficile, come la Terra dei Fuochi. Se potessi, cosa faresti per il tuo territorio? Vorrei tanto organizzare dei concerti per beneficenza. Sicuramente aiutare nella raccolta differenziata, quindi nel mio piccolo, e anche, perché no, organizzare concerti di beneficenza. Ah, certo, l'ho detto io, è normale, devi copiarmi. Vivi in un territorio molto difficile, come ha influito sulla tua musica? Ma sicuramente tutti i miei testi e le mie musiche sono ispirate anche alla mia terra, alla nostra terra. Tutto quello che ho vissuto, le esperienze, le ho tramutate in musica. Il mio territorio ha influito in modo particolare, ho scritto in maniera più incazzata. Come passi le tue giornate a casa? In genere mi riposo sempre, quindi sul letto, sul divano, e quando ho molto tempo libero compongo al piano. Le mie giornate le passo per lo più studiando, facendo musica e praticando certo. Musica. Come passi le tue giornate nel loft? Nel loft ci divertiamo a scrivere, a comporre, a volte ci rilassiamo. Allora, nel loft non riesco a vedere sempre la stessa gente. Devo chiudermi o in bagno con una chitarra o in un cubo da qualche parte dove sono soltanto io uno strumento. Sei innamorata? Sì, sono innamorata, anche della vita soprattutto. Sei fidanzato? Sì. Sei innamorato? Preferisco non avere un rapporto stilizzato con una persona. Innamorato, sposato, sono tutte cose che per il mio ego non sono tanto apprezzate. Io e te siamo persone che possono stare insieme, quindi siamo insieme, punto. Una cosa che non ti ha ancora chiesto nessuno: tu e Pietro avete una relazione? No, abbiamo una relazione musicale, quindi sì. Sì che non ce l'abbiamo. C'è qualcuno che non ha mai smesso di credere in te? Sì, mia madre. Vuoi dirle qualcosa che non le hai mai detto? Mamma, ti ringrazio per avermi supportata sempre e anche sopportata in tutto il mio percorso musicale. Senza di te non ce l'avrei fatta. Di qualcosa che non hai mai detto a Francesca. Sei una bravissima violinista. Di qualcosa che non hai mai detto a Pietro. Ti voglio un mondo di bene, anche se a volte sei un po' cattivello con me. Qual è stata l'esibizione migliore dei Comminuet finora? La prima. Il primo live. Cantare su un pezzo del 600 di Bach è stato stupendo. Qual è la critica musicale che rivolge più spesso a Pietro dei Comminuet? Che a volte è un po' presuntuoso. Io so suonare il pianoforte, so suonare la batteria, so suonare l'armonica. Che poi è vero, sei bravissimo, molto talentuoso, però calm down. Studia! Ma che dici? Che parli troppo! Cantate tutti insieme! Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I'm traveling the world and seven seas. Everybody's looking for something. Salutate! Ciao mamma! Bye!